Ciao e bentrovati a tutti. Oggi vi porto con me sul mio telefono perché voglio farvi vedere quali sono le app viaggio che ho installato sul telefono. Per app viaggio intendo quelle app che utilizzo per la ricerca e la prenotazione poi di servizi di viaggio, che possono essere hotel, voli, ricerca di recensioni, valutazione di trasporti in generale. Non vado a inserire in questo video app che magari scarico per un periodo perché sono in una determinata città o utilizzo una compagnia aerea che utilizzo raramente, ovvero scarico quell'app, la utilizzo per quel momento. Ti faccio l'esempio: la metropolitana di Berlino, oppure Lufthansa, che non utilizzo così spesso come compagnia aerea. Scarico l'app, faccio check-in online, scarico l'app, mi guardo la mappa, cerco le fermate se è la metropolitana di Berlino, poi una volta rientrato a casa quella la disinstallo. Quelle che ti farò vedere oggi sono una serie di app che ho sempre installate sul mio telefono perché più o meno mi servono sempre. Ti ricordo di iscriverti al canale di Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti, ma anche sulla campanella a fianco del pulsante, perché in questo modo sarete sempre aggiornati su tutti i video che andremo a pubblicare. Ma ora via con la sigla. Eccoci a schermo sul mio telefono, non perdiamo troppo tempo e passiamo direttamente alla cartella in cui ho inserito le app viaggio che utilizzo più spesso. Come vedi, da una prima occhiata cerco di dividere sempre a macro categorie e comincia con la prima categoria, che è quella della ricerca alloggi o Airbnb. Airbnb mi aiuta a cercare appartamenti in giro per il mondo ed eventualmente ad affittare il mio o i miei appartamenti, per cui è molto molto semplice da utilizzare. Sia nella ricerca, sai benissimo che te la consiglio sempre, ti do anche uno sconto che trovi qui sotto per le tue prenotazioni su Airbnb. La seconda applicazione che utilizzo è quella classica mondiale per gli hotel, la più importante, il più importante sito di prenotazione hotel al mondo, che è booking.com. Booking.com non può mancare in un telefono perché è velocissima, ti permette di affittare hotel, bed and breakfast, anche appartamenti, campeggi, ostelli, un po' di tutto. È velocissima, funziona davvero bene, puoi cercare per città ma puoi anche cercare direttamente dal motore di ricerca se sai già dove andare e cosa fare. Se accedi avrai tutte le prenotazioni, ovvero se ti iscrivi avrai tutte le tue prenotazioni, potrai fare cambiamenti, potrai avere, non dover stampare nessun tipo di prenotazione, eccetera eccetera eccetera. Poi passo alle applicazioni che mi servono da comparatore di prezzo, soprattutto di voli. Io ho installate sul telefono la mitica Kayak, che ormai è un colosso mondiale sul serio, acquistato non da troppo tempo Momondo nei mesi scorsi, quindi ormai è un colosso davvero. Ti dà la possibilità anche di comparare per gli hotel o le auto noleggio, ma quello che per cui lo utilizzo più spesso io è proprio per i voli. Bello perché mi dà la possibilità anche di cercare voli a multidestinazione, ovvero non solo un'andata o un ritorno ma anche più scali, e quindi è molto molto comodo. In più ha gli alert che puoi segnare in questa maniera: se cambia il prezzo di un volo, se cala o cresce, ti viene notificato via mail o via alert, quindi via messaggio. Più o meno la stessa cosa lo fa Skyscanner, app di fama mondiale che mi permette di comparare fra voli, hotel e automobili. In questo caso, anche per quanto riguarda i voli, possiamo inserire andata e ritorno o solo andata. Come vedi, qui non c'è il più scali, per cui lo utilizzo ma quando sono sicuro di un'andata e un ritorno e non quando mi devo cercare più scali. Non è inserita qui come app perché non ha l'app, ma Bpry è l'altro motore di ricerca comparatore di prezzi di voli che utilizzo tantissimo. Lo puoi utilizzare dal browser, quindi da Google Chrome o dal browser interno del telefono, perché si adatta comunque a qualsiasi device, a qualsiasi smartphone, a qualsiasi tablet. Veniamo alla parte recensioni.
Ho installato TripAdvisor. Come sai, non amo TripAdvisor, se mi conosci mi segui, ma ce l'ho installato soprattutto per l'utilizzo e per la ricerca di recensioni di ristoranti. Un'altra app che utilizzo per le recensioni dei ristoranti, anche se avevo fatto un video apposito, ne vado a cercare, passa qua sopra in questo momento, per proprio la ricerca e la prenotazione di ristoranti online, e Yelp. Yelp purtroppo non dà tante possibilità di ristoranti, di ricerca ristoranti, eccetera. Però c'è comunque che quelli che ci sono veramente reali, perché è una community molto più affiatata, sono community locali, funziona un pochino, molto più in piccolo come Instagram, quindi è molto più veritiera a livello di recensioni rispetto, a mio avviso, a TripAdvisor. È chiaro che per città come Firenze, Roma, Milano funziona molto meglio, perché ci sono community molto più attive rispetto ai piccoli centri. Un'app di cui ti ho parlato in uno dei video della settimana scorsa, delle settimane precedenti, è Pirati in Viaggio. Pirati in Viaggio mi serve soprattutto per andare a cercare offerte di un po' di tutti i tipi, voli, vacanze, alloggi, ma soprattutto gli errori di prezzo. Mi arrivano gli alert, le notifiche sugli errori di prezzo dei voli, e a volte sono davvero davvero interessanti. Anche in questo caso, qui sopra passa il video, mi raccomando, vai a vedere come utilizzare al meglio, per la ricerca di offerte e per gli errori di prezzo, Pirati in Viaggio. Per quanto riguarda i trasporti, ecco che ho anche Flixbus per i bus. Perché? Perché Flixbus è il leader europeo per quanto riguarda i bus a basso costo. Diciamo che si può viaggiare un po' ovunque in Europa e anche in Italia, anche se ha qualche problema legale, ma sembra risolto. Ha tantissime tratte, spesso ci sono scontistiche. Io ti consiglio di utilizzare, scaricare quest'app e andare a cercare. È vero che sono viaggi di persone che hanno tempo per gli spostamenti, perché comunque il viaggio in bus è più lungo rispetto al viaggio in aereo, però quest'app è molto comoda, molto veloce. Vai a cercare i biglietti, gli acquisti, e poi rimangono visualizzati all'interno dell'app stessa, quindi non serve nemmeno andare a stampare. Per quanto riguarda i voli, oltre ai comparatori di prezzo, ho soltanto due app native di compagnie aeree, perché sono quelle che utilizzo di più, ovvero Ryanair, la mitica Ryanair, che mi permette, oltre a cercare e prenotare il viaggio, anche di gestire, fare check-in e avere la carta d'imbarco online direttamente su smartphone, invece di doverla stampare e cercare una stampante per farlo, soprattutto quando sono in viaggio da più giorni e magari la stampante non ce l'ho a portata di mano. Per cui ti consiglio di iscriverti a quest'app, creare un'utenza Ryanair, in questo modo sarà molto, tutto molto molto più semplice. Ho poi anche l'app di EasyJet, perché è la seconda compagnia che utilizzo di più e mi dà più o meno le stesse possibilità: ricercare voli, andare a modificare le mie prenotazioni, fare check-in online e avere anche la carta d'imbarco. Un'altra applicazione che ho utilizzato per i trasporti molto nell'ultimo anno è GoEuro. GoEuro lo utilizzo soprattutto per quanto riguarda i bus. I bus in Europa mi è servita molto in Spagna. Ti fa una selezione di come ti puoi muovere da un luogo a un altro, quindi ti dà la possibilità di vedere se c'è un volo, come muoversi in bus o come muoversi in treno. Io, come ti ho detto, l'ho sempre solo utilizzata per la ricerca di bus, ma puoi utilizzarla, come detto, anche per voli e o treni. Per quanto riguarda i soli treni, Trainline è la numero uno, sia per quanto riguarda l'Italia, perché ti fa una comparazione diretta già tra Trenitalia e Italo direttamente, senza dover andare sui due siti principali, ma anche per l'Europa, perché ha diverse, quasi tutte le compagnie di treni europee, anche le più importanti, e soprattutto ti fa una comparazione diretta su tutte quelle che sono disponibili in quel momento. Ultima applicazione che ho in questa cartella è il famoso BlaBlaCar. Non lo utilizzo tantissimo, ma è anche vero che un passaggio, condividere un posto in auto oppure risparmiare quando faccio viaggi lunghi, è una soluzione che mi piace parecchio. A volte, ti dico la verità, mi scordo proprio quando faccio un viaggio di inserire il viaggio stesso, ma quando l'ho inserito sono riuscito a risparmiare sul viaggio e ho conosciuto comunque persone simpatiche. Per cui BlaBlaCar è un
è un sistema che aiuta sia a risparmiare sia a muoversi in maniera economica. Chiudo dicendo che ho installato Trainline, ma ho installato anche le app native sia di Trenitalia, come puoi vedere, cosa che non mi fa impazzire assolutamente, però spesso non posso fare a meno e soprattutto mi interessa per vedere lo stato treni, e anche quella di Italo, perché in questo modo magari vado a prenotare direttamente, se so che il treno sarà Italo non vado a cercarlo su Trainline, ma vado direttamente sul mio account Italo e compro direttamente il biglietto lì. Passiamo di nuovo un attimo a video per i saluti finali. Questa era la lista di applicazioni che utilizzo, come ti dicevo, spesso, per cui mi piace averle installate sul telefono, e avrai visto che sono applicazioni che si possono utilizzare più o meno in tutte le situazioni di viaggio. Invece quelle che hai tu di applicazioni installate sul telefono, chiaramente sempre applicazioni viaggio, quali sono? Ti ricordi i nostri social network, la pagina Facebook di viaggiovero.com, mi raccomando fai mi piace anche a quella. Instagram e Twitter ci trovi come @viaggiovero e pubblichiamo molto molto spesso. E se il video ti è piaciuto, un pollice in alto ci aiuta a crescere, mi raccomando. Iscriviti anche al canale con la facciona sorridente che vedi qui sotto e con il pulsante con la campanella, perché in questo modo rimarrai sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.